Ormai è questione di giorni, tra non molto riprende il trofeo Parchi Naturali nell'edizione 2022. Lo scorso 13 febbraio a Castrovillari, in Calabria, si è riunito il gruppo organizzatore del trofeo Parchi. Tanti buoni propositi per una stagione agonistica avvincente. Sono state presentate anche alcune piccole novità e la collaborazione con il media partner Scratch TV. A parlarcene è Gino Marcantonio, uno dei fondatori del Trofeo Parchi Naturali. Il Trofeo dei Parchi Naturali 2022 giunge quest'anno alla sua 19esima edizione. 10 le gare previste in programma. Si parte con la 24esima Marathon Park dei Monti Ausone e Lago di Fondi il 20 marzo, per chiudere poi l'11 settembre a Cogliano con la Marathon Monti Eremita e Marzano. Due le novità di rilievo del 2022. La prima è l'atteso ritorno della Marathon del Salento. La seconda, Castro Legend, che quest'anno avrà l'onore di ospitare la finalissima X Legend d'Italia il 23 ottobre 2022, alla quale parteciperanno alcuni tra i maggiori circuiti d'Italia. Gino, questa edizione del trofeo si apre nella tua Fondi. Quest'anno la Marathon Lago di Fondi e Monti Ausoni in una versione per tanti nuova, per altri invece, per chi ha conosciuto il tracciato storico, è un graditissimo ritorno al passato. Ce ne vuoi parlare? Quest'anno ritorniamo al passato, sia per motivi tecnici, sia perché veramente in molti ci hanno chiesto in questi anni di ritornare un po' alla vecchia edizione, perché dava la possibilità a molti di divertirsi. Questo non con una sola gara come accadeva per le prime edizioni, ma con ben 5 manifestazioni, inclusa la novità di una gara gravel per la prima volta nel Lazio e in Italia. La gravel di 58 km sarà una gara indipendente con i suoi giudici, i suoi chilometri e con partenza separata dal resto delle altre gare. Poi la Marathon di 58 km, la Point to Point di 45 km, in più faremo una XCO per esordienti allievi di 18 km. Ci sarà anche una pedalata cicloturistica non competitiva sullo stesso percorso della XCO di 18 km. Torneremo per l'occasione, grazie alla disponibilità di Francesco Dallarini e di sua figlia Emanuela, nella splendida location del camping Sant'Anastasia. Basta andare sul sito della manifestazione e troverete informazioni sia sui costi, le tracce del percorso e molto molto altro. Per dormire invece il villaggio Sant'Anastasia offre un'ampia possibilità e varie offerte a costi molto contenuti anche per le famiglie. Vi ricordo che è situato completamente sul mare. Grazie Gino, buon lavoro allo staff di Ciclomotori Fondi e ci vediamo presto.